Grazie Presidente. Inizio il commento da parte nostra a questo piano integrato di intervento. A livello complessivo questo è un intervento che nasce nella scorsa legislatura, consigliatura, e che di fatto è stato portato davanti anche da questa amministrazione. Da cosa è composto e perché siamo contrari? Prima di tutto si tratta di un complesso di edifici molto alti rispetto all'area urbanizzata nei dintorni. Gli altri piani di intervento integrati approvati nell'area erano limitati a 5 piani, qui andiamo a 50 metri. Le altre criticità, e verranno adesso messe in luce soprattutto col parere della zona che tengo a portare in questo Consiglio, dato che è stato, e anche dopo le modifiche fatte dalla Giunta, e di fatto rimane contrario. Nel primo parere da parte della zona le motivazioni erano prima di tutto la concentrazione dei volumi residenziali, solo una metà circa della superficie fondiaria a disposizione, che non consente un'adeguata distribuzione delle volumetrie sul lotto e che porta come conseguenza ad un eccessivo sviluppo verticale degli edifici residenziali, inizialmente 65, poi portato a 49 metri, con un innalzamento però dell'altro corpo. Anche qui si cita il piano di intervento integrato di Affori, dove il vincolo dei piani è stato di 5. E ricordiamo ovviamente che tutti gli edifici della zona sono molto più bassi, dato che è un'ex area industriale. Il secondo punto è che le superfici di cessione per l'ampliamento del parco sono collegate prevalentemente lungo la ferrovia, con un fronte verso il parco esistente minimo che rende l'ampliamento poco significativo. Questo perché? Perché di fatto l'area vicina alla ferrovia non è edificabile per il rumore e qui viene venduto come un parco. Il punto 3, infatti, data la vicinanza con la linea ferroviaria Milano-Asso, non è stato approfondito successivamente l'impatto acustico. Qui è stato risolto con la VAS. Il quarto punto, le dimensioni dell'intervento che prevede un insediamento di circa 600 abitanti, da quello che ho controllato dovrebbero essere in realtà 622, in un contesto territoriale in cui non vi è presenza di residenza, né di servizi e nemmeno di collegamenti pedonali. Presenta delle criticità per i futuri residenti che non saranno dotati di servizi se non della possibilità di fruire del parco pubblico. E anche qui uno dei punti critici è proprio su quello che vede l'occhio dal parco pubblico, dato che questi edifici di 50 metri saranno confinanti col parco, con ovviamente i danni che questo può causare a un'area di verde pubblico. Detto questo, un piccolo approfondimento che ha fatto il nostro consigliere di zona sui servizi, dato che l'area dal nostro punto di vista non è pronta assolutamente a recepire così tanti nuovi residenti. L'anagrafe si trova in via Bovidasca, il comando dei vigili in via Livigno, la biblioteca di Affori che ha già 8.000 iscritti alle aree studio e postazioni PC sottodimensionate, l'ASL si trova in via Livigno, la stazione dei carabinieri in via Taccioli, mi scusi. Il comando di polizia in via Comasina. Le case di riposo non hanno sufficienti posti nel quartiere. La posta si trova in piazzale Nigra e in tutta Affori non c'è un centro anziani. Da questo punto di vista i servizi dell'area sono già sovraccarichi rispetto alla popolazione attuale. Sicuramente questi nuovi piani di intervento non miglioreranno le cose. Tornando agli ultimi punti per cui la zona ha espresso parere contrario, c'è quello degli accessi pedonali. Gli unici accessi pedonali ai quartieri di Afori e Bovisasca sono i percorsi pedonali interni al parco Villa Litta. Passando poi alla controdeduzione in seguito alle modifiche apportate al piano, il parere rimane negativo,
per i seguenti tre punti. La riduzione dell'altezza massima da 1,65 a 1,49 delle due torri viene incontro alle osservazioni già formulate dal Consiglio di zona sulla eccessiva altezza degli edifici che incomberebbero sul parco. Ma la stessa altezza rimane comunque eccessiva, vista la contiguità col parco monumentale di Villa Ritta. Tale fatto è maggiormente avvalorato anche alla luce del fatto che nell'attiguo PII rimangono 5 piani, e lo ripetono anche nella seconda controdeduzione. Il secondo punto, per quanto riguarda il tema della mancanza di collegamento pedonale diretto con il quartiere di Affori, il progetto prevede solo la riqualificazione del tratto di Via Moneta, contiguo all'intervento, senza il necessario collegamento con il resto del quartiere. Il fatto che venga confermato unicamente l'attraversamento del parco come unica possibilità per i futuri residenti di raggiungere il quartiere di Affori, dove si trovano negozi e servizi, non sia sufficiente a garantire la necessaria contiguità territoriale richiesta a un nuovo insediamento residenziale. E l'ultimo punto, è indispensabile che un intervento di nuova edificazione, che riguarda l'insediamento di circa 500 abitanti, sia accessibile tanto veicolarmente quanto pedonalmente, da strada pubblica al resto del tessuto urbano della città. Anche questo è uno dei problemi fondamentali, il collegamento, dato che una delle strade, per ovviamente escludendo di attraversare il parco di sera, non ha il marciapiede in alcuni punti. Detto questo, ci siamo sentiti in dovere di portare il parere della zona, che ha espresso parere negativo in merito a questi elementi, e dal punto di vista del nostro voto, oltre unito a questi di fatto elementi portati dal Consiglio di zona, rimane negativo di fatto per un edificio che per noi è incompatibile con l'area dove verrà collocato. Apparteneva alla vecchia giunta, il capogruppo Masseroli infatti ha difeso il progetto in commissione e rimane con una posizione coerente con quello che è stato fatto nella scorsa legislatura. Allo stesso tempo la coerenza manca col programma elettorale dell'attuale sindaco. Quindi noi esprimiamo parere contrario e chiediamo di tener conto del parere del Consiglio di zona e quindi di ritirare il piano. Grazie consigliere Calise. Do la parola.